Ciao a tutti. In questo secondo video vorrei mostrarvi uno dei principali strumenti a disposizione degli utenti di Wikidata per l'aggiunta di identificativi esterni agli elementi. Questo strumento è Mix & Match, che trovate a questo indirizzo. Per usare Mix & Match dovete essere registrati su Wikidata e dovete autorizzare Wider seguendo questa procedura guidata. Mix & Match è un insieme di migliaia di cataloghi che, scorrendo questa pagina, potrete vedere raggruppati per argomento, contenenti ognuno centinaia, migliaia, decine, centinaia di migliaia di entità che potranno essere associate ad elementi di Wikidata. Ora, questi cataloghi sono in gran parte associati a loro volta ad una proprietà di Wikidata, oppure lo saranno in futuro, cosicché nel momento in cui io vado ad abbinare un'entità di un catalogo di Mix & Match a un elemento di Wikidata, automaticamente nell'elemento di Wikidata verrà aggiunta una dichiarazione di quella proprietà. In questo modo, quell'elemento avrà un identificativo in più. Vediamo ora come esempio il catalogo relativo all'enciclopedia online sapere.it, catalogo 2393, associato alla proprietà 6706. Se siete su Wikidata e volete scoprire se una proprietà abbia già o no un catalogo Mix & Match, potete scendere fin sopra i vincoli e vedere se sia o meno presente l'identificativo Mix & Match, cliccando sul quale si può entrare direttamente nel catalogo. Vedete ora diverse diciture. Le entità abbinate manualmente sono già state abbinate da un essere umano nell'elemento di Wikidata, mentre le entità segnate come non applicabili a Wikidata sono state segnate da un essere umano come non abbinabili a un elemento di Wikidata, di solito perché si tratta di reindirizzamenti ad altre entità, quindi di entità superflue. Ci importano invece le entità abbinate automaticamente e le entità non abbinate. Le prime sono state abbinate a un elemento o anche a più elementi di Wikidata da un programma automatico. È necessario che un essere umano verifichi la correttezza di questi abbinamenti o ne scelga uno. Mentre le entità non abbinate necessitano della creatività di un essere umano che riesca a trovare, se possibile, un abbinamento corretto. Vediamo ora alcuni esempi di entità abbinate automaticamente. In questo primo caso vedete chiaramente che la voce di sapere.it è un redirect da Alemanni ad Alamanni e quindi bisogna rimuovere l'abbinamento e segnarla come non applicabile a Wikidata. Nel secondo caso vedete come invece l'abbinamento sia corretto e quindi si può confermare. Anche Alessandro II, re di Epiro, è correttamente abbinato a questo elemento di Wikidata e quindi si può confermare. È invece scorretto che Alessandro II, re di Scozia, sia abbinato a Alessandro II dell'Epiro e quindi questo è un abbinamento scorretto. Possiamo andare a cercare su Wikidata l'elemento di Alessandro II, re di Scozia, che cercato così non dà risultati, ma cercato così invece dà il risultato corretto, copiate il Q dell'elemento e lo incollate qui. Mentre ad esempio questo abbinamento è corretto. Come potete vedere, se poi entrate in uno degli elementi che avete abbinato, la proprietà che ci interessava, cioè l'identificativo di Agostini, sapere.it, è stato aggiunto attraverso Mix & Match. Vediamo ora alcuni esempi di entità abbinate
non ad un solo elemento automaticamente come queste, bensì automaticamente a più elementi, visto che il programma automatico non è stato in grado di decidersi. Esempi. Ad Erba, la re di Numidia, morto nel 112 a.C. È chiaramente lui. Oppure Azzope, città della Costa d'Avorio. Questa, centro abitato. Oppure Adıyaman, capoluogo della provincia omonima in Turchia. Eccola qui, città in Turchia. Oppure ancora Adilabad, distretto. Eccolo qua, distretto di Adilabad e così via. Come vedete, in questo catalogo, così come in molti altri, la gran parte delle entità si trova nella categoria delle non abbinate, vale a dire il programma automatico non è stato in grado di abbinarle né ad uno né a più elementi e quindi si trovano qui. Che cosa fare? Il modo più efficace per abbinare queste entità è usare la modalità gioco, che vi presenta un'entità per volta e vi propone qui sotto dei possibili abbinamenti, tra i quali in generale ce n'è sempre uno buono. Ad esempio, vedete, Corpus Christi in Texas è chiaramente l'abbinamento corretto. Poi, in questo caso abbiamo un sostantivo, quindi è meglio passare al prossimo lemma. Poi abbiamo una provincia di Cuba. Ecco, qui bisogna stare attenti alla confusione tra la città e la provincia. L'abbinamento corretto è la provincia. E quindi lo scegliamo. Poi abbiamo Scutari, città dell'Albania, che è verosimilmente il primo di questi abbinamenti. Controlliamo, no, questa è una pagina di disambiguazione, allora la possiamo anche cercare a mano, in alcuni casi più veloce. Comune albanese, abbiamo il Q e lo andiamo a copiare qui e andiamo su Indica elemento. Poi qui invece avremo verosimilmente un abbinamento corretto, vedete, 1698-1754 e così via. Vorrei infine mostrarvi un'ultima cosa molto utile, come usare Mix & Match direttamente su Wikidata. Andate sulla vostra pagina utente e aggiungete all'indirizzo /common.js. A questo punto potete modificare o creare la pagina su cui siete arrivati a seconda necessità, aggiungendo una riga di codice, questa, che potrete copiare direttamente dalla mia pagina. Grazie a questa riga di codice attiverete il Mix and Match Gadget di Magnus Manske, che è anche il creatore di Mix and Match. Ora vedremo come funziona. In qualunque elemento voi arriviate, ad esempio questo, sotto le etichette visualizzerete una serie di entità di mix and match che sono state abbinate a questo elemento o manualmente e vedrete una spunta o automaticamente e vedrete questo più cerchiato. Cliccando su questo più potrete trasformare un abbinamento automatico in abbinamento manuale e aggiungere quindi l'identificativo all'elemento. Se invece ritenete che un match sia sicuramente errato, potete andarlo a rimuovere entrando nell'entità di Mix and Match e rimuovendo l'abbinamento automatico. E così potete scorrere tutta la lista degli identificativi e effettuare l'abbinamento, ovviamente solo quando siete certi che questo abbinamento sia corretto. Negli altri casi non fate nulla. E in questo modo arricchirete notevolmente il numero degli identificativi presenti in questo elemento. E con questo, buon mix and match!